Per superare i confini dell'estremo ci vogliono potenza, massa, dimensioni, aderenza totale e tecnologie di punta. Solo il trattore può andare oltre i confini dell'estremo. Noi siamo andati oltre. 800 cavalli di potenza totale, 250 quintali di massa e una forza di traino da 90.000 kg. Una sfida senza precedenti. Attraversare l'Australia con 4 trattori allo stato dell'arte della tecnologia. 8.500 chilometri per scoprire i paesaggi, l'ambiente, la natura selvaggia del continente rosso, lontano dall'asfalto e dai luoghi comuni. X-Tractor. Si parte. Da qui in poi viaggiamo senza riferimenti. Teniamoci in costante contatto radio. Per il momento restiamo sull'asfalto. Ok. Ci troviamo nello stato del Victoria, Australia del Sud. Ecco i 12 apostoli, i titanici faraglioni di pietra calcarea lungo la Great Ocean Road. Di solito quando si dice Australia, si pensa al caldo, ai surfisti, alla barriera corallina. I surfisti ci sono, ma il caldo proprio no. Da queste parti è umido e verde, come in Inghilterra, la terra d'origine di molti australiani. Però le somiglianze si fermano qui. La fauna è molto diversa. Il koala, allo stato brado, ci ricorda che non siamo in Europa. La campagna australiana è fantastica. Un mare dorato come la pioggia d'oro che ha fatto ricca l'Australia alla metà dell'Ottocento. Fu una corsa all'oro di proporzioni mai viste. E tutto passava da qui. Ci troviamo a Echuca, che nell'Ottocento rappresentava quello che forse era il porto fluviale più importante di tutta l'Australia. Quindi tutto il commercio passava per via fluviale proprio da qui, da Echuca. Poi con l'avvento della ferrovia naturalmente l'importanza del porto è diminuita, ma tutt'oggi restano vestigia di quello che fu lo splendore di un tempo. Let me go away by the Murray River. I started a joke which started the whole world laughing. Guardate che spettacolo questa foresta! È affascinante, questi alberi bruciati alla base creano un effetto magico, incredibile, mai visto! Il vantaggio di viaggiare in trattore per vie secondarie è che si vedono posti come questo. E siamo solo all'inizio. Le Blue Mountains distano solo un centinaio di chilometri da Sydney e dalla costa e la cima più alta sfiora appena i 1400 metri. Però i primi coloni inglesi impiegarono 25 anni di tentativi per riuscire finalmente a valicarle. Peccato che dall'altra parte non ci sia proprio niente, salvo migliaia di chilometri di deserto. Ma questa è l'Australia. Qui si entra in punta di piedi. Sono le grotte più antiche del nostro pianeta, risultato di forze telluriche primigenie. La loro formazione ebbe inizio infinitamente prima che l'uomo mettesse piede sulla Terra, 340 milioni di anni fa. Ragazzi, la strada è terminata. Conviene tornare indietro e fare il guado. Ricevuto. Antonio, noi siamo gli ultimi. Passo. Piloti, occhi aperti e attenzione che dopo il guado c'è una bella sorpresa. Dopo i primi 1700 chilometri, Sydney. È cambiata parecchio negli ultimi 200 anni. Considerato che nacque alla fine del Settecento come colonia penale per i galeotti inglesi e non era proprio un paradiso. Del resto, tutta l'Australia fu popolata così, con i criminali deportati dal Regno Unito. Poi la corsa all'oro di metà Ottocento cambiò i destini della colonia e tutto il resto è storia.
Appena fuori da Sydney si inizia a fare sul serio. I trattori affrontano piste come questa con disinvoltura, finalmente nel proprio elemento. Claudio, Luca si è bloccato, vieni avanti che lo attacchiamo, passo. Luca diceva che sarebbe passato, sono 30 metri di pantano, si è fermato nei primi 5. Attacchiamo quella là e ci tira fuori tutti quanti. Da qualche parte arriveremo. Se i trattori sono a proprio agio in queste situazioni, per le auto d'appoggio questa pista è a tratti impossibile. L'Australia profonda regala esperienze come questa. Opportunità per mettere alla prova veicoli ed equipaggi. È qui che la potenza calma dei trattori offre il meglio di sé. Luca, guarda me! Ok, dritto così. Rodeo e cowboys. Non siamo nel Far West, ma in Australia. L'allevamento è importante per l'economia australiana e le tecniche di gestione del bestiame hanno molti punti in comune con quelle dell'Ovest americano. Superata Sydney, abbiamo cominciato la lunga risalita verso nord, che ci porterà lungo la costa fino a Cairns. Ragazzi, ci fermiamo qui e montiamo le tende. La costa orientale è meno popolata rispetto al Victoria. Gli appartamenti sono pronti, le casette bilocali sono a posto, come tramonta il sole accendiamo il fuoco e cuciniamo. 4 spaghetti alla carbonara, non ce li toglie nessuno stasera. Il bivacco sotto le stelle riporta gli equipaggi a una dimensione antica. A 2500 km dalla partenza siamo ancora a un terzo del percorso. Attraversare l'Australia a 45 km orari permette di meditare sui paesaggi che cambiano lentamente, giorno dopo giorno. Nell'aria oggi si sente profumo di tropico. Questo è un incontro che non volete fare, soprattutto nel giardino davanti a casa. Un velenosissimo Royal Brown, il secondo serpente più pericoloso in Australia. Due dati sull'Australia, tanto per chiarirci. Ha una superficie di oltre 7 milioni e mezzo di chilometri quadrati e circa 23 milioni di abitanti, che per il 90% risiedono in una manciata di città. Oltre i confini cittadini si estendono migliaia e migliaia di chilometri di bush, il niente. È successo che una signora ha fermato il convoglio dei trattori chiedendo aiuto sul fatto che un bambino si sia perso nel bush, non si sa l'età. Ora la polizia è qui con noi, stanno chiedendo alla centrale se danno il permesso di utilizzare i trattori per entrare nella foresta. Trattori che, avendo delle luci molto alte, molto vistose, possono orientare il bambino ad avvicinarsi, perché sta facendo buio e la situazione potrebbe diventare anche molto pericolosa. Ragazzi, accendiamo tutti i fari. Accendiamo anche i fari posteriori da lavoro. Cerchiamo di tenere una distanza almeno di 100 metri l'uno dall'altro. Ok, ricevuto. L'alba ci saluta con una buona notizia. Il piccolo è stato ritrovato sano e salvo. Proseguiamo sollevati per una destinazione speciale. Andiamo a Fraser Island, l'isola di sabbia più grande del mondo. Questo adesso ci divertiamo un attimino, facciamo un trattore quanto fuori strada, ma è un vuoto addirittura, guarda! Adesso lo tiriamo su. È un paradiso per chi ama il fuoristrada sulla spiaggia.
In Australia di natura ce n'è tanta, ma c'è anche una forte coscienza ambientale. Il santuario per i delfini di Tinkham Bay è tutto gestito da volontari. Sempre più a nord, stiamo per attraversare il tropico del Capricorno e ci inoltriamo in una foresta che è già quasi pluviale. Ci crediamo che c'è un ragazzo in difficoltà. Anche oggi ci capita di dare una mano a qualcuno con l'auto in panne. Questo ragazzo ha avuto la sua dose di fortuna oggi. Ci offriamo di riportarlo a casa. Più o meno è di strada. E per noi trainarlo è un attimo. Andy è felice. Ha avuto un carro attrezzi gratis, proprio quando serviva. E nel bel mezzo del nulla. Per ringraziarci, Andy porta il suo didgeridoo, che sembra facile da suonare, ma non lo è. Squali, meduse assassine, correnti killer. Fa caldo e il mare è invitante, ma è meglio non cedere alla tentazione. Anche campeggiare in spiaggia non è una buona idea da queste parti. Ogni paradiso ha il suo serpente. Ogni 6 ore c'è questo spettacolo della marea che sale e scende e ci lascia intravedere chilometri e chilometri di costa che poi vengono risucchiati in un paio di ore. Chi vive qui deve cavarsela con una natura non sempre benigna, come la nostra amica Ardina. Conosciamola meglio. Il mio nome è Ardina Jackson. Guido trattori, camion e altri macchinari. Ma mi occupo anche del controllo di animali nocivi come maiali selvatici e cinghiali. In genere vado a caccia a cavallo, con cani e coltello. A volte anche con il fucile. È un lavoro impegnativo. Di solito ne abbatto circa 300 l'anno. Dobbiamo liberarcene, perché distruggono i raccolti, divorano gli agnelli e uccidono le pecore. Ardina è una ragazza di campagna ed è abituata a cavarsela da sola in un ambiente molto poco amichevole, l'arido Outback, che affronteremo più in là. Questa invece è una regione agricola importante, perché fa caldo e riceve piogge abbondanti. Il posto ideale per gli amanti delle banane. Passaggio sul ponte, 2 per volta. Ricevuto, ricevuto. Questa è anche terra di canna da zucchero, l'oro bianco che in passato fece la ricchezza di molti paesi e in questa regione ha ancora la sua importanza. I primi australiani furono deportati, ma moltissimi altri arrivarono in seguito in cerca di fortuna e tanti la trovarono. Come lo spagnolo José Panorella, che si arricchì con la canna da zucchero e costruì un bizzarro castello in mezzo alla foresta. I coltivatori moderni forse non ammassano più fortune favolose, ma restano ancora piuttosto pittoreschi. Pub di campagna come questo meritano davvero una sosta. Un chilometro dopo l'altro, abbiamo risalito quasi tutta la costa orientale dell'Australia, fino all'estremo nord, percorrendo più di 5.000 chilometri. Dopo Cairns, la strada asfaltata si inoltra tra gli alberi, si trasforma in pista e poi muore soffocata dalla vegetazione. Benvenuti nella foresta pluviale più antica del nostro pianeta. Ma molti visitatori vengono qui per vedere i coccodrilli. Ragazzi, facciamo attenzione perché questa è zona di coccodrilli. Non fermiamoci e andiamo avanti. Passo. Se uno di noi scendesse dal trattore e si avvicinasse a un corso d'acqua, con molta probabilità avrebbe un incontro un po' troppo ravvicinato con una di queste macchine da preda. Non tornerebbe indietro a raccontarlo.
Ma la verità è che il predatore più pericoloso in Australia è stato l'uomo bianco. E fu proprio questo tratto di costa a ospitare i primi europei nel 1780, quando l'esploratore James Cook si incagliò nel reef qui davanti con la sua nave e dovette soggiornare per qualche settimana tra i nativi con il suo equipaggio. Non per niente questo posto si chiama Capo Tribolazione. Ragazzi, usiamo una marcia molto bassa, andiamo molto piano, i passaggi sono stretti e siamo molto attenti. Ok. Dopo il capitano Cook, tanti altri bianchi arrivarono, portando malattie sconosciute, sfruttamento del territorio e devastazione. Questa stessa foresta è stata salvata una trentina di anni fa, appena in tempo prima di soccombere all'industria del legname. E oggi è un parco nazionale. La sua incredibile biodiversità è stata dichiarata patrimonio dell'umanità dall'UNESCO. Le meraviglie della natura in Australia non si limitano alla terraferma. X-Tractor si sposta in mare per un assaggio di quel capolavoro naturale che è la Grande Barriera Corallina. La Grande Barriera Corallina è la struttura vivente più grande della Terra. È visibile anche dallo spazio, in tutti i suoi oltre 2300 chilometri di lunghezza. È talmente eccezionale da essere considerata una delle sette meraviglie del mondo moderno. Peccato che stia lentamente morendo, uccisa dall'inquinamento, dalla pesca selvaggia e dal riscaldamento globale. Su questa nota un po' amara si conclude un altro capitolo della nostra avventura. Nel prossimo ci attendono tempi duri e sarà la natura ad avere l'ultima parola. Lasciamo la costa per fare rotta verso l'interno, alla scoperta del selvaggio Outback. Con questa spedizione cerchiamo di portare le nostre macchine oltre ogni limite, 8500 km in off-road, in Australia, spesso senza energia elettrica, spesso senza distributori di gasolio, quindi tutto pianificato nei minimi dettagli. Speriamo che questo riesca a fare tornare insomma, un po' la voglia di investimento nell'agricoltura anche alle nuove generazioni. Sono veramente contento di partecipare a questa spedizione perché le macchine agricole sono la mia passione e mi piacerebbe farle conoscere anche alle prossime generazioni perché potrebbero essere parte della loro vita lavorativa. Nelle prossime settimane ci inoltreremo nel nulla, ma stasera possiamo goderci un'ultima bistecca nella civiltà. In questo piccolo pub di provincia si nota già un'atmosfera diversa, un po' di frontiera. È il nostro primo incontro con gli aborigeni. Terra aborigena, qua si entra da domani. Non si scherza più, si va nel deserto e si incontra questa cultura millenaria. Fine dell'asfalto. Da qui in poi, anche i giganteschi road train mangeranno polvere sullo sterrato. In questo deserto le termiti sono l'unico segno di vita. Le bizzarre architetture dei termitai colonizzano la pianura e diventano arte. L'Outback non è tutto deserto. È terra di grandi allevamenti di bestiame isolati tra loro e spesso distanti centinaia di chilometri dal centro abitato più vicino. Ma il loro vero nemico è la siccità. In situazioni come questa, la tecnologia applicata all'agricoltura
può piegare la natura ai voleri dell'uomo. Ecco cosa possono fare un uomo e il suo trattore nel bel mezzo di una landa desolata, dove non piove da anni. Siamo nello stato del Queensland, ci stiamo dirigendo verso Mount Isa e questo cartello, che indica il prossimo rifornimento a 256 km, la dice lunga su come bisogna organizzarsi percorrendo queste strade. Ragazzi, manteniamo una distanza di 50 metri per la polvere. La pista taglia il bush dritta come un fuso, per centinaia di chilometri. L'interno dell'Australia è tutto così. Vasto, apparentemente deserto, il nulla fatto paesaggio. Poi all'improvviso ecco la civiltà. Ma un motivo c'è. La città di Mount Isa si è sviluppata intorno a una grande miniera di rame. L'outback australiano è ostile, ma è ricchissimo di risorse minerarie che sono la voce principale dell'economia della regione. Vista da questa prospettiva, la corsa all'oro di metà 800 è stata solo l'inizio. Saranno carcasse o opere d'arte? Un museo a cielo aperto o le conseguenze dell'alcol che colpisce duro tra la popolazione aborigena? Restiamo col dubbio in un paesaggio spettrale. Questa oasi di vita dista 250 km dalla precedente e altrettanti dalla successiva. Una comunità minuscola stretta intorno al distributore e a un piccolo bar che sembra uscito da un film. Il paesaggio è cambiato. Da desolato a più desolato. Escono di scena gli alberi, lasciando il posto a una savana sconfinata di erba secca mossa da un vento torrido. Viaggiamo nel niente per tutto il giorno e ci attende un'altra notte in tenda. Anche oggi un bel po' di chilometri, speriamo che tutto vada bene. Sicuramente sarà difficile nel caso in cui avessimo qualche problema a poter trovare delle soluzioni, in quanto saremmo davvero dispersi nel nulla. Sesto giorno di pista. 1200 km di polvere rossa, vento secco e silenzio. Il nome ufficiale di questo tracciato è Plenty Highway, la strada dell'abbondanza. Ma l'unica cosa che non manca sono le mosche e il nulla. La sosta che dovevamo fare per la notte l'abbiamo cancellata in quanto non c'è niente. Quindi raddoppiamo il chilometraggio e tiriamo ad arrivare ad Alice Springs in una giornata. Purtroppo dovremo viaggiare di notte con tutte le conseguenze, quindi dovremo fare molta attenzione perché ci hanno detto che lungo la strada attraversa bestiame, ci sono canguri, quindi dovremo fare particolare attenzione. Però speriamo di arrivare. Noi andiamo con calma, quando arriviamo, arriviamo e poi ci facciamo una bella doccia. Not this ugly mug! Viva Extractor! Da dove venite? Dall'Italia. Ah, beh, l'avevo capito. Dall'accento. Sei francese? Sì. Dove stai andando? A Sydney. Solo in bici? Sì, da Perth. Avete presente Perth? Sì, già. Auguriamo buon viaggio all'amico ciclista che attraversa l'Australia in bici. Lo attendono settimane attraverso questa desolazione. Il nostro traguardo si avvicina. Il mitico Monte Uluru, sacro agli aborigeni. Eccoci a Alice Springs, trampolino di lancio per Hyers Rock e capitale morale del popolo aborigeno, o di quello che ne rimane. Hello. L'arrivo dei colonizzatori europei non ha portato nulla di buono alle popolazioni che abitavano il continente da almeno 40.000 anni. Negli ultimi due secoli sono stati decimati fino a quasi sparire. Per loro, i pochi sopravvissuti
l'Australia di oggi non è certo un paradiso. Attenzione, c'è un buco, andiamo dentro piano. Attenzione avanti Claudio, che diventa molto farinosa e ti porta fuori strada. Porterà fuori strada te, non te la fare lì, quello qua non si muove. Secondo me adesso ridiamo quando andiamo su di qua, eh? Io preparo la cinghia. Le macchine è davvero impegnativa, ragazzi. Siamo agli ultimi chilometri, in assoluto i più difficili. I trattori si misurano con un percorso da fuoristrada estremo, famoso tra gli specialisti, che permette di apprezzare ancora una volta il potenziale di questi giganti buoni. Un po' di sabbia, state attenzione, arrivate un po' veloci. Io la pista la vedo e se mi pare che ci siamo proprio sopra, non so se per voi salta fuori la stessa cosa oppure no. Ancora un salvataggio in piena notte, percorrendo una pista che non è altro che il letto di un fiume in secca. Non accelerare, ti tiro io, altrimenti scavi. Sulla pietra. Qui, nonostante i potenti fari da lavoro che fendono l'oscurità, uno dei trattori incontra un moncone di trave metallica che spunta dal terreno. La foratura è inevitabile, perfino per un pneumatico che ha sopportato senza nessun problema ogni tipo di superficie di maltrattamento. Ormai in vista della meta, di nuovo in corsa con rinnovata energia verso il magico monolite di Uluru. L'incredibile impresa dei trattori rossi si conclude qui, dopo 8.500 meravigliosi chilometri di avventura, pensando già alla prossima. Vini! Viva Extractor!